Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi siamo qui con una nuova esplorazione Urbex. Ma prima di iniziare, via con la sigla. Se già non l'avete fatto, vi invito come al solito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e commentate. Se siete in descrizione trovate il link per il mio profilo Instagram. E detto questo, noi iniziamo a esplorare la casa qua dietro alle mie spalle. Iniziamo! Sta casetta ragazzi è veramente tanto angusta e piccola, quindi non so se riesco a mostrarvelo per bene. Partiamo comunque col fatto che qua è pienissimo di roba e c'è tipo la cucina che è super vecchia. E anche là c'è un'altra stufa, là dietro. Che figata. No, ma c'è un televisore vecchio? Vai. No, vabbè, che bello. Questo qua ha degli anni, eh? Sì. C'è il digitale, dici? Non lo so. Per terra ragazzi è pieno di giornali, quindi stiamo andando un po' molto alla cieca, cercando di non calpestarli il più possibile. Qua c'è tipo una culla di un bimbo. Raga, venite con me in sta stanza perché guardate quanto è bella. Cioè, a parte che è ricoperta tutta di fogli per terra, questa è una cosa che mi dispiace un sacco, però poltrone vecchissime, gli abiti, ma soprattutto se si muove c'è da morire, però è bellissimo. Mi è appena stata fatta notare una cosa. Qui girando a caso c'è giusto un piccolo alveare, ma piccola, eh. Vabbè, tipo la finestra. Guardate ragazzi, qua il letto, quanto è bello. E adesso ragazzi si sale al terzo e ultimo piano. Ok, direi che questa esplorazione può concludersi qua. Abbiamo esplorato tutta la villa. Concludo in fretta perché ho la luce che si sta scaricando, perché l'ho usata al massimo della potenza. Questo posto è super buio. E detto questo, se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate tutto quello che sapete. E noi ci vediamo ad un prossimo video.